Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi proveremo a disegnare un po' il Milan del futuro, più precisamente il Milan della stagione 22-23, analizzando un po' i possibili acquisti, le possibili cessioni e fare anche un ipotetico 11 della prossima stagione. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, presupponendo che siamo entrati nel vivo della stagione 21-22 con la possibilità, il sogno, insomma, di vincere qualcosa già quest'anno, proviamo oggi a delineare un po' le trattative del prossimo mercato e la probabile rosa della prossima stagione con un ipotetico 11, partendo già dalla porta, dove chiaramente Maignan non si discute, non è in discussione la sua permanenza e la sua titolarità. Discorsi invece potrebbero essere aperti su Tatarusanu, su Mirante, su Plizzari. Due tra questi potrebbero partire per lasciare magari il posto come terzo, magari ammirante, potrebbe arrivare un secondo un po' più affidabile di Tatarusanu, anche se è vero che Cipriano ormai è anche un uomo squadra. Vedremo. In difesa, out di destra rimane Calabria, che ricordiamo qualche mese fa ha rinnovato, quindi rimane, con l'ottica anche di diventare il capitano. E poi vi spiegherò il perché. Florenzi corre verso il riscatto e sinceramente io ci metterei una firma ora per avere una coppia di terzini super affidabile come la coppia Calabria-Florenzi. Centrali, Tomori non è in discussione, rimane chiaramente ed è titolare. Kier vedremo quando e come recupererà. Kalulu rimarrà anche per la sua duttilità. Le domande sono da porsi su Romagnoli e su Gabbia per due motivi diversi. Romagnoli, come sappiamo, c'è la questione rinnovo, ad oggi non c'è una quadra, non c'è un accordo e sembra insomma che le strade siano destinate a dividersi, mentre per Gabbia potrebbe aprirsi un discorso legato ad un eventuale prestito. È anche vero che magari non fin da subito perché Kier deve recuperare poi forse di più nella sessione dopo a gennaio. Le entrate, il nome più probabile, più forte, visto anche l'incontro con gli agenti avvenuto settimana scorsa, è quello di Sven Botman, il centrale 2000 dell'Lille, che mette d'accordo un po' tutte le parti, sia dirigenziali sia chiaramente l'allenatore della parte tecnica, come requisiti, come futurabilità, come valore assoluto e come potenziale. Sulla sinistra, Hernandez rimane, ha rinnovato. Due domande sono da porsi su Balotelli, che non ha convinto, non ha fatto bene. È al Milan in prestito definitivo, quindi dovrebbe essere ceduto. Se verrà ceduto, si proverà a prendere un Vicetteo, nulla di eclatante, ma insomma qualcuno dal rendimento affidabile, stile Florenzi, ecco, mettiamo così, oppure qualche profilo molto molto giovane. Dice, a quel punto non si poteva puntare su Kerkez? Ragazzi, Kerkez è stato ceduto non per volontà del Milan, ma per volontà del giocatore del suo entourage, perché la AZ Alkmaar gli ha promesso la possibilità di entrare fin da subito nel giro della prima squadra e di giocarsi addirittura il posto da titolare. Per questo se ne sono voluti andare. Mediana, Tonali rimane, Bennacer prossimo al rinnovo
dovrebbe rimanere anche Krunic. Ricordiamo che arriverà Pobega, rientrerà Pobega. I due punti di domanda sono che si è Bakayoko. Bakayoko perché non ha reso, non sta rendendo, potrebbe essere anche anticipatamente rescisso il prestito, concluso il prestito, che sì, invece sappiamo tutti la problematica legata al rinnovo. Lui con Tanganà continua a chiedere 8, il Milan si ferma a 6,5, può arrivare a 7 con i bonus. Non c'è la quadra, 99% le strade si divideranno. A quel punto il nome forte è quello di Renato Sanchez, centrocampista 97 dell'Lille, che non si mette in discussione. Il valore assoluto del giocatore è alto, tecnico, fisico, atletico. L'unico punto di domanda è da collegare alla tenuta fisica. Ha qualche problema di troppo. Noi non che ne avessimo bisogno di infortuni perché già abbiamo la nostra, mettiamo così, la nostra croce. Però, insomma, se si dovesse risolvere questo problema legato alla tenuta fisica, assolutamente sì. Passiamo alla tre quarti. Leao, prossimo al rinnovo anche lui, non si tocca. Diaz in prestito fino al 2023 rimarrà. Si potrebbe addirittura parlare di un riscatto anticipato. Lì arriverà l'alter ego di Diaz che è Adli, a destra quello sicuro di rimanere al momento è Selemakers. Punti di domanda su Messias, su Castiglieco e su Rebic. Allora, su Messias ricordiamo che comunque è in prestito con diritto di riscatto, non c'è l'obbligo, la cifra è bassa, da vedere anche cosa farà il Crotone in Serie B. Potrebbe riparlare di un riscatto, però insomma, sinceramente lì serve qualcosina di più. Castiglieco è destinato alla partenza già da ormai da un paio di sessioni, anche se è un uomo importante all'interno dello spogliatoio, però il suo contratto sta anche scadendo, quindi anche lui è destinato a partire. Su Rebic non ci sono voci di cessioni. La questione è legata innanzitutto al fatto che comunque sia Rebic è un 93, va per i 29 quest'anno, l'anno prossimo 30. E i problemi fisici che sono continui e debilitanti per un giocatore che fa della condizione fisica la sua arma migliore. Se dovesse arrivare un'offerta adeguata, per intenderci sui 25-30 milioni, considerato anche che è stato acquistato a poco meno di 10 nello scambio con Andre Silva, ecco che due domande da Milanello potrebbero cominciare a farsele. A quel punto, allora, fino all'anno scorso poteva, visto che c'erano le voci di una cessione di Leao e roba varia, il nome era Zaccagni, che chiaramente non è più comprabile, visto che è appena passato alla Lazio. A quel punto si potrebbe aprire qualche spiraglio su dei giocatori, soprattutto giovani, che non facciano casino se restano in panchina, dato che il titolare è Leao. Passiamo all'attaccante. L'attaccante tanto dipenderà da Ibra. Giroud ricordiamo che è al Milan con un contratto biennale, quindi quest'anno ok, sta finendo. L'anno prossimo rimarrà nelle stesse vesti di quest'anno, quindi magari prima riserva al titolare. Lazetic, ok. C'è anche Colombo che rientrerà, ma che probabilmente ripartirà in prestito, uno tra lui e Lazetic. Tanto dipende da Ibra, però ragazzi, sinceramente lì serve un nome. Serve un titolare che non faccia tribolare, che non faccia stare in continua apprensione per la tenuta fisica. Serve uno da 20-25 gol a campionato. Io sinceramente starei continuamente attento alla situazione di Icardi. Perché allora, il suo nome era forte in ottica Juve, ma hanno preso Vlahovic, quindi non se ne parla. Io sarei molto attento alla situazione di Icardi. Detto questo, serve un nome lì davanti.
I nomi sono tanti, ci sono anche Jonathan David, c'è Isaac, c'è Schick, sono tanti e credo che sarà il nome su cui si ragionerà maggiormente e profondamente, con maggiore attenzione. Quindi, delineando un 11 titolare, abbiamo Maignan, Calabria, Tomori, Kier barra Botman, Hernandez, Tonali e Renato Sanchez o eventualmente Bennacer sulla tre quarto, Leao a sinistra, Diaz barra Adli al centro, sulla destra Saelemaekers o diciamo barra nuovo arrivo, punto interrogativo. Lì io moniterei sempre la situazione legata a Berardi. Punta centrale ad oggi è un grosso punto interrogativo, però credo che qualcuno arriverà. Rimanete collegati ragazzi perché gli aggiornamenti quando ci arrivano le notizie ve li diffondiamo sempre sia su YouTube che sul sito, su Instagram, quindi rimanete collegati su tutti i profili di Milan Insight. Io vi ringrazio, vi ricordo ancora gentilmente il like, iscrivetevi, campanellina, tutti i profili, il mio personale di Instagram, il sito internet meraviglioso. Vi ringrazio e sempre forza Milan.